Rudy, Alice, Yolanda e Budino, ossia quattro tra i personaggi più divertenti della fiction I Cesaroni, sono pronti a sbarcare finalmente in teatro. Eccoli allora pronti ad uscire fisicamente dallo schermo televisivo per entusiasmare i loro fan live su prestigiosi palcoscenici d'Italia. I ragazzi sono prossimi al debutto e in questi giorni hanno lavorato duramente avvicinandosi al canto e al ballo, in uno spettacolo che sprizza energia e dinamismo e che porterà i giovani a confrontarsi con il mondo reale, più duro di quello che immaginano. Una bella prova d'attore insomma per Nicolò, Micol e Giulia alias Rudy, Alice e Yolanda, spaventati ma comunque elettrizzati all'idea di confrontarsi direttamente col pubblico. Per me è la prima esperienza di teatro ed è un'emozione fantastica. Allora, io mi emoziono facilmente e questa volta sono veramente molto 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 emozionato e penso sia la stessa cosa anche per la nostra amica qui Giulia e la nostra amica Micola, non è vero? Sì, esattamente. Sì, questa credo sia una grande botta, nel senso una grande carica emozionale, d'adrenalina, perché avremo un riscontro immediato con il pubblico, quindi con i nostri fan. E sarà... Per adesso abbiamo solamente fatto prove, sabato invece faremo il debutto qui a San Benedetto e niente, secondo me proveremo un'emozione che è il triplo di quella che proviamo quando siamo davanti alle telecamere sul set, perché appunto c'è il pubblico in diretta lì che è venuto a vederti. Il mondo del musical allora attrae sempre più i giovani, dopo High School Musical, Camp Rock e tante altre produzioni internazionali, ora ne arriva una completamente nostrana con attori validi e amati dal pubblico, attori che sono grandi fan del genere, ognuno di loro ha un musical preferito. Uno degli ultimi, Notre Dame de Paris, è assolutamente a livello di scenografia, a livello di musica, è spettacolare. Credo di aver visto su dei 150 volte Grease. E vabbè, Stayin' Alive, l'ho visti tutti, Flashdance, cioè i film quelli là di ballo, l'ho visti tutti. Credo che Grease forse è veramente insuperabile. Sono con te, Grease anche per me la stessa cosa, sì. Il ciuffo c'è, esatto. E se Nicolò ha già il ciuffo pronto per vestire i panni di Danny Zucco, chiediamo a Micol se si farebbe bionda per avere la parte di Sandy. No, preferisco fare Rizzo. Bionda mai, non credo di stare bene.